Tre punti per il Brescia contro il Como, raga. Meno male. Finalmente, un'altra grande prestazione a Rigamonti. Primo tempo, ragazzi, un po' malino perché comunque potevamo fare molto, ma molto, ma molto meglio. Peccato perché comunque le occasioni nel primo tempo sono state poche, però continuavamo a creare possesso palla, possesso palla, possesso palla. E il Como quando scendeva. E qua arriva l'urlo finale dello stadio. Vince il Brescia 2-0 contro il Como. Vittoria importantissima per la classifica perché adesso sei più vicino ai playoff, ma scappi un attimo dalla zona calda che stai mischiando tante ma tante tante squadre. Sono contento, c'è poco da dire. Galazzi, ragazzi, veramente un giocatore straordinario. Galazzi, cioè tecnicamente veramente un giocatore stupendo. Galazzi, anche Holzer mi è piaciuto, è entrato bene, un po' meglio delle altre volte. Mancini entra e fa gol, veramente tanta tanta roba. Borrelli, ragazzi, Borrelli si è girato in un fazzoletto, ha tirato all'angolino. Molto 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 bene. Abbiamo il primo test, ragazzi, veramente veramente bene. Cioè non c'è da dire contro le tre che sono comunque sopra in classifica. Bisogna vedere se si dà continuità con Catanzaro e Parma. Però comunque qualcosa è scattato, una scintilla è scattata, due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite. Buono, buono, buono. Vogliamo questo, vogliamo soltanto questo. Cerchiamo di salvarci il prima possibile, se si potrà puntare molto più in alto. Probabilmente ci punteremo, però ovviamente in questo momento la cosa fondamentale è la classifica. Io, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale e andare anche su TikTok, che lì pubblico un sacco, quindi vi auguro anche di passare lì se volete. E ragazzi, lasciate un bel mi piace di supporto. E come dicevo, ragazzi, veramente una grande partita, la seconda in casa vittoria in casa per il Brescia. Veramente veramente bene, sono stra mega contento, c'è poco da dire. Stiamo godendo, ragazzi. La prossima sarà una sfida molto più impegnativa perché a Catanzaro comunque c'è il gemellaggio, però a Catanzaro si sta rivelando una squadra veramente tosta tosta tosta. Ma oggi è importante veramente vincere per staccarsi da tutte quelle squadre che si stanno accavallando con pochi punti, perché la classifica è veramente corta, la penultima 14 punti, quindi sicuramente non sarà. Era importantissimo vincere oggi. Vi saluto, ragazzi, lasciate un bel mi piace, mi raccomando, e iscrivetevi al canale.